Analizziamo come vengono presentati i risultati, come accedere al full text e come esportare i risultati. Nella colonna sinistra troviamo il dettaglio dei risultati alla voce View by. In questo caso sono 171 risultati, cui si sommano 501 risultati nella sezione multimedia. Nella pagina noi stiamo vedendo i 171 risultati. Se vogliamo invece vedere i multimedia, dobbiamo appunto selezionare Multimedia. Dobbiamo attendere qualche istante. Eccoli, sono video e immagini. Torno ai risultati veri e propri, quindi ai 171 risultati. Dovremo sempre attendere qualche istante perché la pagina si aggiorni. Escono 100 risultati per pagina, in ordine di rilevanza, rappresentato graficamente dalle stelline. 5 stelle è il massimo. Andiamo a leggere qualche risultato. Seleziono ad esempio il primo risultato, che parla dell'efficacia delle strategie di prevenzione delle ulcere da pressione nei pazienti adulti NICU. Clicco sul titolo. Vedo che è un Systematic Review Protocol, cioè è un protocollo di preparazione a una revisione sistematica. Per vedere il full text, basta selezionare la voce Joanna Briggs Institute Database PDF. Eccolo. Torno indietro alla lista dei risultati. Andiamo a vedere anche il secondo risultato, che è sulla prognosi delle ulcere da pressione al tallone. È un evidence summary. Andiamo a vedere il full text. Quindi seleziono Joanna Briggs Institute Database PDF. Ecco il PDF. È un riassunto delle evidenze presenti su questo argomento in due paginette. Torno alla lista dei risultati. Andiamo a vedere come esportare le citazioni. Possiamo selezionare i risultati interessanti e stamparli, inviarli per mail o salvarli in un file. Seleziono ad esempio il primo e il secondo risultato. Se voglio stamparli, seleziono Print. Se voglio spedirli per email, scelgo Email. Se voglio salvarli in un file, seleziono Export.